Dal 28 al 30 agosto, presso i locali della parrocchia di Maria Santissima Mediatrice ad Avenza, è in programma la Tre Giorni Biblica, l'iniziativa di formazione e approfondimento attorno alla Sacra Scrittura organizzata dalla Diocesi di Massa Carrara Pontremoli nell'ambito del percorso dei gruppi di ascolto della parola, giunto al decimo anno di svolgimento. La Tre Giorni Biblica, organizzata dalla Commissione Diocesana dei Gruppi d'Ascolto, in collaborazione con la Scuola di Formazione Teologico-Pastorale, rappresenta un momento significativo alla ripresa delle attività pastorali dopo la pausa estiva, soprattutto in questo tempo caratterizzato dalle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19. La Tre Giorni Biblica avrà inizio venerdì alle 16.30, mentre il programma prevede tra i diversi interventi anche quello del professor Claudio Doglio, sacerdote della Diocesi di Savona e docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. Domenica 30 agosto, infine, alle ore 17, il vescovo Monsignor Giovanni Santucci celebrerà la Santa Messa conclusiva. L'iniziativa, organizzata a numero chiuso dietro prenotazione, si svolge nel rispetto della normativa anti-Covid-19, prevedendo il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e l'uso dei disinfettanti. È lo stesso Don Alessandro Biancalani, referente del progetto, che spiega il senso dell'iniziativa. Vivremo un tempo di grazia intorno alla seconda parte del Vangelo di Giovanni per condividere un'esperienza di chiesa nell'ottica dell'accoglienza di Gesù Maestro che parla al suo popolo. Questo appuntamento unisce infatti riflessioni su alcuni aspetti di particolare significato per la vita personale a momenti di preghiera liturgica ed occasione di condivisione della parola di Dio. Dopo l'esperienza della scorsa edizione 2019, quest'anno l'attenzione della Tre Giorni Biblica sarà concentrata sulla seconda parte del Vangelo di Giovanni, alla scoperta del Libro della Gloria. È possibile avere qualche anticipazione? Beh, qualche anticipazione, non diciamo proprio tutto. È così, l'attenzione in questi 3 giorni è concentrata sui capitoli che vanno da 13 a 21, la seconda parte del Vangelo di Giovanni, il così conosciuto Libro della Gloria. Qualche anticipazione mi fa piacere offrirla, soprattutto perché questa 3 giorni è più lunga. Si arricchisce di un laboratorio a carattere cinematografico nella sera del venerdì e anche di un laboratorio multidisciplinare nel pomeriggio della domenica. Un'altra caratteristica di questa 3 giorni biblica è che è interamente organizzata, gestita, cesellata dai membri della commissione diocesana che hanno lavorato di concerto in tutti i loro aspetti. Mi preme sottolineare, anticipare anche che l'attenzione specifica data anche dal contesto del testo che andiamo a leggere, sviscerare, in qualche modo studiare insieme, è anche alla spiritualità, cioè i momenti di preghiera e la Santa Messa finale che concluderà la 3 giorni biblica con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo. Ha tutto un carattere unitario proprio per aiutare i partecipanti anche a vivere bene questi 3 giorni. Ovviamente i contenuti non mancheranno e nemmeno i laboratori che saranno sempre comunque gestiti con l'osservanza di tutte le regole che sono previste per in questo periodo di anti-Covid, insomma. Detto questo, vi aspettiamo. Sarà sicuramente bello poter partecipare a tutto questo. Un ringraziamento particolare al contributo che quest'anno ci è stato offerto dal professor Claudio Doglio nella mattinata di domenica. La Tre Giorni Biblica, organizzata dalla Commissione Diocesana dei Gruppi d'Ascolto, in collaborazione con la Scuola di Formazione Teologico-Pastorale, rappresenta un momento significativo alla ripresa delle attività pastorali dopo la pausa estiva, soprattutto in questo tempo caratterizzato dalle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19.